Non sono mancate le polemiche relative alla costruzione di una delle più importanti opere in vista delle Olimpiadi di Cortina 2026, ossia l'impianto a fune che collegherà il centro del paese con Socrepes. In merito al progetto, Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, ha parlato di ecomostro con problemi di staticità di ordine idrogeologico perché su terreno instabile. Non la pensa allo stesso modo il sindaco di Cortina d'Ampezzo, Gianluca Lorenzi. Ci tenevo a dare una risposta in merito a quanto appreso oggi sugli organi di stampa riferiti al nuovo impianto di risalita, che qualcuno definisce un ecomostro. Voglio sottolineare invece il fatto che questo assolutamente non è un ecomostro, ma è un impianto estremamente futuristico e che collegherà finalmente Cortina d'Ampezzo, il centro, con il superski. Quindi si tratta di una svolta epocale, per noi è il vero, diciamo, la vera eredità olimpica. Parliamo di un impianto assolutamente rispettoso. Per quanto riguarda le preoccupazioni del fatto che alcuni piloni possano essere, diciamo, collocati su una zona franosa, e questo è al vaglio al momento delle commissioni per far sì che questo non avvenga ed è prioritario anche per il Comune che tutto il tracciato sia su una zona solida e che non metta poi in discussione la fruibilità del servizio. E su questo siamo convinti che stiano lavorando nel miglior modo possibile. Però tengo a sottolineare invece che è un impianto che toglierà il traffico dai passi. Perché in questa maniera tutti quelli che vorranno andare a sciare nella zona delle Tofane, ma non solo nel superski, non utilizzeranno più la macchina, ma potranno andare direttamente con l'impianto di risalita. E anche permetterà all'amministrazione di essere più rigida su quelli che sono i controlli e le verifiche sulle strade di montagna, visto e considerato l'opportunità e l'alternativa che si dà. Quindi, per quanto riguarda le tempistiche, assolutamente sarà pronto solo l'impianto di risalita e arroccamento per le Olimpiadi 2026. Che è fondamentale per l'affluenza sia degli atleti che di tutti gli spettatori, e poi il suo proseguo dal punto di vista dei parcheggi e di tutti i servizi annessi sarà ultimato dopo le Olimpiadi.